Allora, sei emozionato per questa competizione? Sì, abbastanza. Diciamo che era da un po' che non ci esibivamo dal vivo e quindi è sempre una bella emozione. Adesso particolar modo, non riesco a parlare, scusa, hai visto, sto farneticando. Sì. I pezzi li hai scritti col tuo collega? No, i pezzi nello specifico li ho scritti io, però poi il lavoro di riarrangiamento lo facciamo tutti insieme, quindi è tutto un lavoro di gruppo, ecco. Ma le canzoni sono dedicate a qualcuno di speciale, a qualche persona? Beh, sì, diciamo, ogni canzone nasce sempre pensando a qualcuno, a una certa situazione, quindi è difficile creare una canzone, almeno per quanto mi riguarda, dal niente. Ma in particolare, come ti sei avvicinato alla musica? Come mi sono avvicinato alla musica? Ho cominciato da bambino, mio padre mi ha insegnato il giro di Sol e io poi ho continuato da solo e poi ho approfondito il resto. Ma hai fatto anche qualche studio, tipo di chitarra, eccetera? Tendenzialmente sono autodidatta, poi ho preso qualche lezione di chitarra, adesso sto studiando un po' pianoforte con un maestro, però tendenzialmente la mia formazione è autodidatta, ecco. Qual è il tuo genere di musica preferito? Difficile, mi piacciono tante cose diverse, però mi piacciono molto i brani acustici di cantautorato. Sono un grande fan di Nicolò Fabi, ad esempio, quindi genere bello introspettivo. E dimmi, c'è Nicolò Fabi, è colui che ti ha ispirato, oppure ci sono altri cantanti che ti hanno ispirato in questa? No, diciamo che Nicolò Fabi è insomma, dei miei preferiti in assoluto. Poi sicuramente ci sono tanti gruppi molto bravi che meritano il panorama italiano internazionale. Cioè, ad esempio, mi piacciono molto i Ministri, adesso c'è Manolde di recente che appunto ha fatto un album bellissimo, quindi sono sempre recettivo verso tutto ciò che c'è di bello, insomma, per me. I tuoi genitori cosa ne pensano della tua passione? I genitori cosa ne pensano? No, beh, approvano. Mio padre, anche lui, è strimpella qualcosa, quindi ogni tanto suoniamo insieme. No, mi appoggiano, Il ecco. nome del tuo gruppo come l'hai scelto? Allora, Amandla è una parola swahili che significa unione e forza, però la scelta del nome è nata dal fatto che c'è una birreria a Cermenate, vicino, tra Como e Milano, che si chiama Amandla, dove io e gli altri compagni di gruppo ci trovavamo spesso, quindi Amandla è il nome che abbiamo scelto. Cosa ne pensi della musica odierna? Oddio, che significa la musica odierna? Ci sono tantissimi generi diversi, qualcosa di più specifico? Della trap, per esempio? Allora, non sono un grande stimatore, ma non perché non mi piaccia, perché non gli ho mai dedicato la giusta attenzione. Però ci sono, ecco, posso dire che ho sentito Sanremo, ho un po' approfondito Madame e penso ci siano delle influenze molto belle, l'uso dell'autotune, ci sono tante idee interessanti. Sicuramente la musica si evolve, quando si evolve con altri generi nasce qualcosa di bello. Ti ringrazio per questa intervista, buona fortuna in bocca al lupo. Grazie mille a te e buon lavoro. Come si chiama il tuo gruppo? Ivan. Ah, ok, ma sei da solo? Sì. E sei riuscito ad arrivare in semifinale tutto da solo? Sì. E cosa ne pensi di questo traguardo? Ma non lo so, boh, mi diverto. Ma che canzoni canti? Qual è il tuo genere? Faccio canzoni fastidiose, quindi non è un genere reale, vero e proprio, non lo so, non so dirlo. E qual è il tuo obiettivo finale della tua carriera? Il mio obiettivo finale di stasera so che sicuramente prendere una birra perché so che ti sto all'ordinanza e quindi non posso berla. Quello della carriera non lo so, andiamo avanti e vediamo. Secondo te qual è la caratteristica che ti ha portato a vincere comunque finora? La caratteristica che mi ha portato a vincere? Non ho ancora vinto, però sei arrivato però sono comunque andato in in finale. semifinale. Non lo so, a qualcuno piace. Cosa ne pensi della musica odierna? Mi piace, qualcosa, no? Quella che non ti piace? Quella che non mi piace, tanta. Ma non lo dico perché sennò sembra, capito, fai haters, capito? No, quindi evito. Cioè, se uno volesse avvicinarsi alla musica come te, da solista, che consigli vorresti dargli? Di suonare per strada, un sacco per strada. Ah, te suoni per strada? Ho suonato molto per strada. Ma per strada intendo tutto, cioè non solo fare il busker, si dice così. Che posti hai visitato? Un po' tutta Italia. Qual è il posto migliore italiano dove pensi che sia adatto per fare musica? Adatto non lo so, il posto migliore è casa mia in Campania. Ci sta. Ma dimmi una cosa, le tue canzoni sono dedicate a qualcuno? Sì e no, nel senso che me ne accorgo dopo.
quindi non sono nemmeno troppo convinto che siano per qualcuno, per qualcosa. Flussi di coscienza. Scrivi te tutto da solo? Scrivo io tutto da solo. Complimenti allora, in bocca al lupo per la finale. Crevi. Allora, come si chiama il tuo gruppo? Ciao, io mi chiamo Roma, sono cantautore della provincia di Salerno, di Eboli. E loro sono la mia band, Nicola Cucco al basso, Nicola Toro alla batteria. E dimmi il nome, come ti è venuto? E Roma è il mio cognome troncato, Romano, Roma, perché era... funzionava, era bello. Come nasce la tua passione per la musica? Nasce da quando ho iniziato a suonare la chitarra da piccolo, chitarra classica alle scuole medie, e poi è continuata suonando in alcune band, facendo dei progetti sempre inediti, e continua tutt'oggi, che sono classe 82. Secondo te come sei arrivato in semifinale? Perché sei arrivato in semifinale? Non lo so, nel senso... è stata una cosa inaspettata ma piacevole, perché è arrivata a 39 anni, e però questa cosa vuol dire che forse qualcosa di buono ho fatto, ed è molto, è un onore, cioè un premio grandioso. Come ti sei appassionato, diciamo? Alla musica, in maniera forzata, perché io non volevo suonare la chitarra, perché era un corso sperimentale, e però poi ho capito che ero preso, ero portato per la chitarra, quindi è venuto poi tutto naturale. Membri della tua band come li hai conosciuti? Suoniamo insieme da 2 anni, tramite conoscenze, perché io ero alla ricerca di una band per il cambio, diciamo, strutturale, e tramite, insomma, conoscenze delle band, amici della mia zona di Eboli, in realtà. Secondo te il tuo gruppo vincerà? Mi interessa partecipare e suonare bene, divertendoci, poi se arriva il premio meglio. Qual è il tuo obiettivo finale? Del premio? In generale della tua carriera musicale? Continuare a fare quello che mi piace, cioè produrre, fare dischi, fare live, e poi se arriva un premio come questo, figo, meglio, meglio esserci, no? I membri della tua band invece possiamo andarli un attimo a sentire? Che ruolo hai nella band? Io sono il batterista di Roma. Come è nata questa tua passione per la batteria? È nata da bambino, è nata che avevo 11 anni e insomma mi sono scoperto un percussore. Poi col tempo insomma ho maturato l'idea di iniziare a suonare uno strumento. Quanto tempo fai pratica? Al giorno, purtroppo in questo momento storico non tantissimo, non più di 1 ora al giorno. In passato magari ho dedicato anche 2-3 ore al giorno, qualche volta 4, dipende anche magari da come insomma ti senti... come ti senti predisposto verso lo studio, ecco. Sei felice di essere in semifinale? Certo, ovvio, ovvio. Comunque il premio Bindi è un premio importante e soprattutto è sempre un piacere. Ecco, in questo periodo storico, dopo 2 anni di fermo per la musica e in genere per qualsiasi attività culturale, è sempre cioè, è interessantissimo essere qui e suonare e comunque vedere gente che ascolta musica ed è interessata a quella che è cultura, insomma. Cosa ne pensi dei membri della tua band? Sono fantastici. Solo questo? Sì. E andate d'accordo? Certo, sì, sì. Avete mai avuto delle divergenze? Ma divergenze in realtà no, semplicemente delle... probabilmente... visioni diverse, ma riguardanti la musica, non ciò che esce al di fuori della musica, cioè nella vita di tutti i giorni siamo amici, senza alcun problema. Hai dedicato il testo, avete dedicato a qualcosa, a qualche persona? No, in realtà il brano che porteremo stasera è sicuramente uno spaccato di vita vissuta da Roma, che è l'autore insomma del brano, noi l'abbiamo musicata, insomma, cioè la musica è di Roma e noi siamo degli interpreti, ecco. Okay, va bene, allora andiamo dal tuo amico, va bene? Quindi te di cosa ti occupi all'interno della band? Io sono il basso elettrico. E come hai conosciuto i membri della tua band? Sono stato contattato da loro circa 3 anni fa, hanno avuto questo bisogno perché il loro bassista è partito e mi hanno chiesto quindi di studiare il disco che era stato registrato da poco e di sostituirlo. Secondo te sei bravo? Ma spero di sì, spero sia di questo parere la giuria più che altro. Sei un po' emozionato della giuria? Sì, abbastanza, anche perché è una competizione, non capita spesso, suoniamo spesso davanti ad amici, festival, ok, però davanti a una giuria capita raramente, quindi un po' di emozione c'è, spero si faccia bene. Cosa ne pensano i tuoi conoscenti di questa tua passione per la musica? Oh, in verità gli amici, ma soprattutto la famiglia, appoggiano molto, poi comunque è un qualcosa che unisce, crea dei momenti in cui appunto si va insieme ad un concerto, si va ad ascoltare un concerto, quindi è un qualcosa che unisce, in verità sì, molto, molto positivo questo aspetto nella vita relazionale. E cosa diresti a qualcuno che si vuole avvicinare al mondo della musica? Direi che è una grande sfida al giorno d'oggi, perché ci sono molti strumenti
strumenti ma anche molte distrazioni, però sicuramente sì, incoraggerei, perché ti premia sotto molti punti di vista, ti aiuta a stare più attivo, ti aiuta a collaborare, a stringere nuovi rapporti, quindi è molto importante. Il tuo genere di musica preferito? Non ho un genere preferito in verità, anche perché con loro suoniamo un determinato genere, magari con altri artisti ripropongo altre sonorità. In genere l'alternative rock italiano, i miei gruppi preferiti per dire sono gli After Hours, i Verdena, e quindi quelle sonorità lì insomma. Il tuo artista di riferimento? Per il basso elettrico sicuramente Roberta Sammarelli dei Verdena. Va bene, allora un saluto, dai. Un saluto a tutti, ciao. Allora, ho visto che sei un duo, giusto? Siete in duo? Sì, esatto, diciamo che dipende dalle formazioni, perché il progetto sono io, che ha nome, sono Sam, e poi adesso quest'estate stiamo girando più in duo che in band. Quindi è la gente che suona con me, me la porto dietro a progetto a nome mio, diciamo. Pensi di riuscire a vincere? Non ho idea, ma davvero, dopo due anni o un anno e mezzo che abbiamo vissuto veramente a casa, cioè veramente solo suonare due pezzi è già vittoria assoluta. Come ti sei avvicinato alla musica? Sono avvicinato alla musica perché mio padre ha sempre suonato e da piccolo c'era sempre musica in casa, bene o male, tra mia madre e mio padre e mia madre, e lui, avendo sempre suonato il basso, mi ha un po' indirizzato. Poi in realtà io ho iniziato con la chitarra, però è grazie a lui, diciamo. Da dove siete partiti? Ma guarda, è nato tutto da me e iniziare a scrivere le canzoni, poi con un altro musicista che suona con me, che è un mio caro amico, che si chiama Nicola Recco, e abbiamo iniziato a pensare a una nuova strada che è diventata poi il progetto Sono Sam, di scrivere in italiano ma con la sonorità musicali che piacevano a noi. Tuo più bel ricordo collegato alla musica? È difficile, tra i più belli sicuro c'è una serata in cui, forse la primissima volta che sono salito su un palcoscenico, che era quando, a fine serata non stava suonando nessuno, che è a Reindox, che è un locale dove adesso collaboro a Savona, che era la prima sede ed avevo 9 anni, e c'è questa foto di io che suono non si sa bene cosa a locale chiuso, ed è stata la prima volta appunto che sono salito e ho preso una chitarra, che anche se non, nessuno mi stava ascoltando. Cosa ti distingue secondo te dagli altri partecipanti? Non ho idea, perché vorrei ascoltarli meglio gli altri partecipanti, perché ne ho sentiti solo pochi e mi sembrano tutti comunque forti e soprattutto diversi. Io credo forse di essere un pochino più, ma per mio gusto è anche una pecca a volte, di avere molti più ascolti non italiani, ma di qualunque genere, perché sono un amante tanto del soul, del folk, del funk, e quindi a volte magari mi perdo troppo su quelle cose, meno sul cantautorato vero italiano, però mi piace poi sentire appunto la differenza con chi magari è più vicino alla musica italiana che è arrivata fin qui. Dove vorresti arrivare con la musica? Piacerebbe riuscire a farlo nella vita, questo è veramente obiettivo, cioè fare questo nella vita, che sia qualunque cosa di musicale, ma sarebbe il mio obiettivo. In bocca al lupo. Grazie mille. Allora, siete emozionati di essere qui? Moltissimo, veramente molto, è un onore essere qua, quindi grazie Zibba per avermi selezionata. Come siete arrivati a questo punto secondo voi? Un po' di fortuna e sicuramente ci ho messo il cuore, sono tantissimi anni che scrivo, penso che questo abbia premiato. Come avete scelto il nome del vostro gruppo? Allora, Asteria viene un po' dalla Dea delle Stelle, quindi Astra. Ho scelto questo nome sinceramente perché per me la musica è sempre stata la stella polare nella notte scura, quindi ho detto perché non essere quel faro di notte per gli altri. Come ti sei avvicinata a questa passione per la musica? Ma principalmente ero un po' isolata dal mondo, mi sono avvicinata alla chitarra che avevo in casa, poi alla tastiera di mia sorella e poi sono andata avanti, ho comprato tutto quello che potevo comprare. Chi è il tuo artista di riferimento? Difficilissimo, ma allora mi piace molto Khalid, mi piace molto Nati Peluso, ce ne sono veramente tanti, forse per il genere che faccio io Ernia in Italia è quello che stimo di più a livello culturale. Il momento più bello della tua carriera? Forse proprio questo, dopo un anno di chiusura direi che questo vorrei stare qua per sempre. Il momento peggiore? Il Covid, sicuramente il Covid è stato mortale per l'ispirazione, per il fatto che non si poteva uscire, non si potevano fare live, non si poteva incontrare la gente con cui gemmare, quindi sicuramente il Covid.
Che consiglio daresti a qualcuno che si vuole avvicinare alla musica? Di farlo, assolutamente. Il consiglio primario è non scendere a compromessi. Cioè, ok, che le persone ascoltano un certo genere in un certo momento storico, però se ci metti il cuore ci arrivi sempre. Qual è il tuo genere preferito? Difficilissimo, penso che sia lo urban, l'R&B. Beh, ti ringrazio, in bocca al lupo per la finale. Grazie mille, un bacio. Ti chiedo subito questa cosa, ma te tra 10 anni dove ti vedi? Domande impegnative, sul pianeta Terra. E se volessi trascorrere una giornata con un artista vivo o morto, chi sceglieresti? Sceglierei Jeff Buckley. Come mai? Perché per me rappresenta una stella che si è spenta troppo presto a livello artistico e avrebbe potuto dire tanto. Ha fatto un album che è meraviglioso e immagino cosa sarebbe venuto fuori nel resto della sua carriera. Se non avessi fatto l'artista, quale sarebbe stata l'alternativa? Fare le pizze, perché mi piace mangiarle. Ok, un tuo pregio? Un mio pregio? So cucinare bene le piadine, che sono molto veloci da cucinare, quindi no, in realtà non ho molti pregi, ecco, un buon orecchio musicale, ecco, rimaniamo in campo artistico, per non dire una stupidaggine. Invece, per quanto riguarda la musica, hai preso qualche lezione o è tutto talento naturale? Ho preso, sì, lezioni, ho iniziato in verità al conservatorio da piccolo, avevo 7 anni, ho suonato prima l'oboe e ho fatto tutto un iter, tra l'altro mi sono diplomato poi a Genova e poi sì, ho studiato canto e basta, no, per il resto il piano, sono autodidatta, al basso anche, quindi ho studiato sì da piccolo la teoria musicale, questo. Il momento più bello della tua carriera? Il momento più bello è quello che deve venire ancora e spero stasera. La vittoria, dici? Speriamo, perché no? Cosa ti distingue dagli altri partecipanti, secondo te? Non li conosco troppo bene da dire cosa mi distingue da loro. Sicuramente ognuno di noi ha una sua peculiarità. La mia è quella di cercare di mettere molta intensità in quello che faccio. I pezzi sono dedicati a qualcuno? Sì, ai miei traumi interiori. Ovviamente scherzo, no? C'è ovviamente, sì, c'è un carico emotivo pesante che deriva anche da momenti difficili, questo sì, però non in qualcuno, cioè non è dedicato a qualcuno in particolare. Viaggio molto con la fantasia, quindi anche quando sembra che sto parlando di una persona, in realtà è il mio viaggio. Il momento peggiore della tua carriera? Il momento peggiore? Sì. Ne ricordo uno che per me è stato triste, perché sono stato silurato in maniera proprio repentina in una audizione per Sanremo Giovani, da cui mi aspettavo molto. E come mai? Come mai sono stato silurato? Ma probabilmente stavo facendo qualcosa che non era credibile. Un consiglio che vorresti dare a chi si vuole avvicinare alla musica? Lascia perdere. No. Un consiglio è cercare leggerezza e gioia. Da dove sei partito? Io sono partito da una famiglia di musicisti dilettanti, quindi con tanti strumenti musicali in casa, per cui il mio primo gioco sono stati gli strumenti musicali e mi piace pensare che sono partito da lì, dalle mura di casa mia. Quando sei emerso come artista, secondo te? Devo ancora emergere. Allora in bocca al lupo per la semifinale. Grazie, crepi il lupo. Allora, I Segreti, come mai questo nome? Allora, nomi segreti perché rappresentava bene le canzoni che facciamo, perché noi portiamo avanti un mondo molto introverso e quindi creava un po' questa sorta, no, di tappeto su cui poter scrivere le canzoni. Come vi siete conosciuti te e i tuoi membri? Allora, siamo conosciuti a pezzi, cioè prima io il batterista, poi appunto il bassista e poi basta, siamo in tre, quindi siamo noi, quindi è finito, siamo noi tre. Scrive i pezzi? Li scrivo io. A chi ti ispiri per scrivere questi pezzi? Ma guarda, di una persona in particolare, dici? In realtà nessuno, perché dai momenti in cui cerchi di imitare qualcuno, poi
finisce male, si vede questa cosa qua, quindi noi cerchiamo di farlo in maniera totalmente nostra, no, questo è quello che vogliamo fare, poi se ci riusciamo o no non lo possiamo dire noi. Cosa ti distingue dagli altri partecipanti secondo te? Ma abbiamo tutte le bellissime camicie secondo me, e quindi questo potrebbe essere un nostro lato molto forte, non lo so, sai, noi facciamo i nostri pezzi, poi saranno i giudici poi a decretare quello che vogliono loro, insomma. Da dove siete partiti? Beh, siamo partiti da completamente a zero, ma penso come quasi tutti, piano piano, lavorando, si salgono gli scalini, ecco. Il tuo punto più alto della tua carriera finora? Guarda, abbiamo fatto, non c'è un punto più alto, però abbiamo suonato tanto in giro, abbiamo fatto più di 60 date col disco scorso, aprendo anche concerti, Ex Otago, i Pinguini Tattici Nucleari, abbiamo fatto le cose belle. Non credo ci sia un punto più alto della mia carriera, della nostra carriera, anzi. Un artista a cui ti ispiri? Bah, Fossati e De Gregori sono i due che mi piacciono di più. E se potessi passare la vita con un artista vivo o morto, sceglieresti lui o qualcun altro? Ma che domanda. Aspetta, è vivo o morto? Hai detto? Vivo o morto, sì. Vabbè, io una giornatina con Fossati me la farei, tipo al mare, capito? Due sprizzetti, lo farei volentieri, dai, gli dico Fossati. Il momento peggiore invece della tua carriera? Beh, è stato quest'anno che non abbiamo suonato, che non sei riuscito a suonare, però ti ripeto, parlare della nostra carriera, siamo un gruppo giovane, quindi non so quanto abbia senso, ecco, non c'è un punto né più alto né più basso. Chi ti ha avvicinato alla musica? Ma un po' da solo, un po' mio babbo quando ero più piccolo, però sono impulsi che hai dentro, ecco, sono richiami che senti tuoi a un certo punto della tua vita. Hai preso lezioni da qualcuno per cantare o suonare? Qualcosina sì, tanto autodidatta e poi anche qualche lezioncina per mettere le mani, per capire meglio cosa stai facendo, ecco. Pensate di vincere? No. E vai d'accordo con i tuoi membri del gruppo? No, ci odiamo tutti, però abbiamo delle belle camicie, quindi ci vogliamo bene per quello. E vuoi salutare qualche fan? Saluto tutti i nostri fan, e il premio Bindi, e mandiamo un super bacio dei segreti. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Allora, il Cairo, come mai questo nome? Ma allora, in realtà perché mi piace molto il mondo dell'antico Egitto, poi in realtà è un nome che ho scelto tanto tempo fa, in prossimità delle prime naufragi nel Mar Mediterraneo che mi avevano colpito molto. Mi ricordo di essere stato a casa mia e a seguire appunto la penisola italiana e vedere dove andavo dall'altra parte del Mediterraneo. Sono finito precisamente al Cairo e ho detto dai, mi piace come nome. Come ti sei avvicinato alla musica? Ma come tanti, suonando la chitarra da piccolo. Poi devo dire che delle persone in particolare mi hanno aiutato tanto ad avvicinarmi a questo mondo. I miei genitori ascoltando alcuni artisti, mio cugino suonando e altri amici suonando. Hai dovuto fare dei sacrifici per arrivare dove sei adesso? Qualcosa sì, diciamo, ho messo da parte magari sia delle amicizie che delle cose che avrei voluto fare, ma volentieri, diciamo, è sempre stata una cosa che ho sempre voluto fare, per cui non è un peso, diciamo. Momento più alto della tua carriera fino adesso? Beh, questo sicuramente è uno dei momenti più belli, più importanti. Devo dire anche un festival a cui ho partecipato l'anno scorso a Torino, è stato molto bello. Chi sono le persone che ti hanno incoraggiato di più in questo tuo percorso? Ma sicuramente alcuni miei amici, poi vabbè, mia madre e i miei fratelli principalmente. Questo mi ha aiutato tanto, mi ha incoraggiato tanto. Qual è il tuo artista preferito, vivo o morto? Difficile, però ti direi Lucio Dalla in realtà. O Lucio Dalla o Battiato, sono molto indeciso, perché invece di vivente ti direi sicuramente Colapesce, un artista che anche prima del successo sanremese mi ha sempre preso moltissimo. Se potessi passare un giorno con uno di questi, chi sceglieresti? Ma forse Lucio Dalla. Come mai? Perché mi sta molto simpatico, vorrei conoscerlo e capire quanto veramente simpatico, cioè vorrei farmi una risata con lui. Invece è il momento peggiore della tua carriera? Oddio, forse è stato in un club a Milano in cui ho cominciato a suonare la chitarra ma non mi ero accorto che era accordata in modo aperto, per cui ho sbagliato tutta la canzone, ho dovuto riaccordare tutta la chitarra e ci ho messo tipo 20 minuti, per cui è stato un po' imbarazzante. Un tuo pregio in ambito musicale? Ma sicuramente quello di non darmi troppi confini. Faccio, sperimento tanto, sono una persona che non si fa limitare da delle etichette, soprattutto musicali, per cui mi piace essere contaminato da qualsiasi cosa che incontro e ascolto. Un tuo difetto sempre in ambito musicale?
Oddio, forse la dedizione nello studio di alcuni strumenti. Vorrei impegnarmi di più su questo aspetto, perché comunque uno arriva a un punto in cui dice di saper suonare, ma ha sempre qualcosa da imparare di più. E questa cosa ogni tanto, come tanti musicisti, c'è un po' una pigrizia in un certo senso, e forse questo direi. Dove vorresti arrivare con la musica? Ma vorrei arrivare a più persone possibili, ma più che a più persone possibili ti direi anche a persone che vogliono capire quello che sto cercando di dire, per cui incontrare qualcuno che capisca veramente quello che sto cercando di dire. Cioè i tuoi testi sono dedicati a qualcuno o a qualche evento? Sì, molto spesso, diciamo, partono praticamente sempre da aspetti della mia vita reale, perché non riesco a scrivere su qualcosa che non ho vissuto, per cui sì, spesso raccontano di episodi e di persone. Consigli vorresti dare a qualcuno che si vuole avvicinare alla musica? Di buttarsi, di suonare, di conoscere persone, di non senza pregiudizi, suonare e esplorare in base a quello che uno, diciamo, in base alle passioni di ognuno. Ecco. Sei preoccupato per gli altri partecipanti? Pensi che possano avere la meglio oppure tu hai la meglio? Guarda, non so, sono tutti molto bravi e ce la giochiamo, insomma. Comunque già in sé questa esperienza è stata bella fino ad ora, per cui lo sarà di sicuro anche questa sera. In bocca al lupo per la finale. Crepi, grazie. Arrivederci.